Rimini Fiera ha presentato il bilancio 2008 e il budget 2009. Nel 2008 sono 63,1 milioni di ricavi per il gruppo Rimini Fiera S.p.A. più 9,5% sul 2006, anno di raffronto utile in quanto con lo stesso numero di manifestazioni, e 95,9 milioni per il gruppo più 12% sul 2006. Il debito scende da 51 a 35 milioni. Sono i numeri del bilancio presentato dal presidente Lorenzo Cagnoni. Ma un bilancio di sicura soddisfazione per quanto riguarda i numeri, perché un bilancio con 96 milioni di euro di fatturato e una redditività, un margine operativo lordo di 22 milioni, ci porta al primissimo posto nella graduatoria nazionale nel rapporto fra volume d'affari e rendimenti delle nostre manifestazioni, quindi sicuramente un bilancio positivo. Però ad essere leali, ad essere sinceri come dobbiamo esserlo, non possiamo non leggere in termini anche di forte preoccupazione una serie di segnali nel secondo semestre che mi ha fatto parlare giustamente di luci e di ombre. Alcune manifestazioni hanno reagito benissimo, come Comondo, le manifestazioni sul turismo, mentre altre manifestazioni hanno avuto invece un comportamento meno virtuoso. Ma il 2008 è già alle spalle, io dico buona soddisfazione, ma gli elementi della preoccupazione riguardano il futuro, riguardano il 2009 e anche il 2010. Noi abbiamo pensato ad un diverso comportamento, una strategia fondata sugli investimenti, sull'ideazione di nuovi prodotti, pur, ripeto, nella difficoltà attuale, immaginare di fare nuove manifestazioni è davvero molto spregiudicato, e in questa direzione andiamo, perché quattro nuovi progetti immaginati in perdita significano un'ulteriore caduta pesante sul nostro conto economico. E poi quello che più incontra, per quanto riguarda le manifestazioni storiche nostre, quelle che fanno parte del nostro calendario da sempre, immaginiamo di avere minore redditività perché pensiamo non di tagliare ma di spendere di più, di investire, perché abbiamo bisogno che queste manifestazioni abbiano l'ambizione di diventare leader in campo nazionale e di salvarsi così dalla crisi, portandole fuori dal guado, e fra due anni immaginare che usciamo, come dire, più robusti da questa situazione.